Signore e signori, buon pomeriggio a tutti e benvenuti al match della quinta giornata tra Sporting Eubea e Enna Calcio allo stadio Franco Vassallo di Lecco Eubea. Vediamo le formazioni: il numero 1 dei padroni di casa, Parla Bene, numero 2 Giarratana, numero 3 Cinerella, numero 4 Gentile, numero 5 Brullo, numero 6 Pancari, numero 7 Bellino, numero 8 Nicotra, numero 9 Lavanzino, numero 10 Signorelli, numero 11 Barga. Rispondono gli ospiti con Luzza in porta, Pasqua il numero 2, Luzzo numero 3, Miracco numero 4, Lombardo numero 5, Pace numero 6, Strarratino numero 7, Gurrieri numero 8, Monti 9, 10 Mannino, 11 Vicari. Inizio partite, padrone di casa, la casacca bianca e azzurra, gli ospiti rispondono con giallo verde. Io lungo del fondo del pogliere del portiere a Luzza. Si botta al centrocampo. Fallo ai danni del numero 8 Nicotra. Quindi fallo per posizione per il padrone di casa. Il lungo lancio, recupera la difesa, rimessa laterale, out di destra, atto il numero 2 Giarratana, nuovo out, volta per gli ospiti, lunga rimessa laterale. Campanile, attenzione, para, perché era Luzza, mette il gioco, quindi per il capitano degli ospiti. Lungo l'out, sbaglia il lancio, rimessa laterale. Si presta a battere Luzzo, ancora Luzzo. Palla sradicata dai piedi, si combatte a centrocampo. Via bene il numero 7 Starantino, palla in out. La rimessa laterale per gli ospiti dell'Enna Calcio. Niente, nulla di fatto, quindi recupera Andrea, Parla Bene e la rimessa nel fondo. Lungo rinvio dal fondo, in testa difesa, si lotta a centrocampo, vediamo, bella palla, attenzione in aria, e calcio d'angolo, per primo calcio d'angolo per i padroni di casa. Però Gentile, primo calcio d'angolo, parte il calcio d'angolo, in testa, attenzione, si lotta e c'è un fallo, si gol annullato, c'è un fallo a danno della difesa ospite. Si ripartirà da una punizione. Giunti al quinto minuto, il rinvio del fondo del portiere Luzza.
rilancio di testa, stacco numero 8, rimessa laterale per gli ospiti. Possono battere, parte Gentile di l'acqua, lotta altro campo, lungo lancio, quello è il lancio, attenzione per il numero 2 di Pasqua, parte il lob, palla fuori, erano pericolosi anche gli ospiti questa occasione. C'è una rimessa dal fondo del portiere, parla bene Andrea, parla bene. Lotta a centrocampo, attaccano gli ospiti, stessa palla al centrocampo, attenzione l'out di sinistra, spazio la difesa, palla recuperata, vediamo se c'è un fallo, sì, sarà così, un fallo per il padrone di casa al centrocampo, subito ai danni del numero 10, Signorelli. Batterà il numero 8, Nicotra, anzi no, scusate, il numero 4, Gentile. Difesa lontana, e c'è un fallo questa volta ai danni degli ospiti, si ripartirà con un fallo a favore degli ospiti, il numero 8 ha subito un fallo il signor Burrieri, battuto il fallo sull'auto di sinistra, capitano degli ospiti, pace l'acqua, perde palla, attenzione, no. Lombardo, lancio del numero 5 Lombardo, spazza la difesa o di casa, attenzione, c'è un tiro, la conclusione del numero 7 Bellino, palla fuori, riprenderà con una rimessa dal fondo, potere Agliuzza. Testa il numero 7, attenzione, non deve fare, palla tra le braccia del portiere Agliuzza. Battuta lunga, lontana la difesa di casa. Bello, il colpo, il numero 10, palla per il numero 4 dei padroni di casa, Gentile, se ne sbaglia, partono gli ospiti, palla in out. Entrambe le squadre hanno 7 punti. Sono al numero 7 Stefantino. Un cross in area. Facile, creda, del portiere parla bene. C'è anche un fallo subito ai danni del portiere. Quindi si ripartirà con un fallo. Il portiere, palla per Cinirella, palla fuori, il padrone di casa, anzi per l'ospite, scusate, da 3 numero 2, un lancio, l'auto di destra, si ripartirà con una rimessa dal fondo.
si affonda affidata al portiere, parla bene, Andrea. Numero 8, Ricotra. Ricotra a centrocampo. Sbaglia. Numero 10, Mannino, degli ospiti. Quindi rimessa laterale fuori dai padroni di casa. Centrocampo, lungo lancio, sviluppa la difesa, recupera molto bene il numero 3 Cimarella, recupera molto bene il numero 4 in casa, Gentile, se la dà a Nicotra, parte a sinistro, fuori, bellino. Prenderà con una rimessa dal fondo fuori degli ospiti con il portiere Agliuzza. Al numero 2 recuperano gli ospiti, bevi acqua, lungo lancio a cercare il numero 2 di Pasqua, recuperano il padrone di casa, ma sì, c'è un fallo, batte veloce subito, c'è un fallo di mano. Faccio di punizione per il padrone di casa. Che Gentile, parla del Gentile, alla fuori. Posso laterale per il padrone di casa. Un lancio, dai, facile preda del portiere Agliuzza. Siamo giunti già al 13° minuto del primo tempo, risultato fermo sullo 0-0. Lungo rilancio a Catragliuzza, stacca di testa, forse c'è un fallo, sì, è così. Un fallo per gli ospiti. Batterà il numero 4 Bevilacqua. Parte il lancio e sballato, ripartiva da una rimessa dal fondo, il padrone di casa, fidata al portiere, Andrea parla bene. Lungo rinvio del portiere. Difesa ospite, lotta centrocampo, recupera il padrone di casa con un lancio sbagliato, l'out di destra, quindi rimessa laterale, sarà data il numero 5 Lombardo, c'è un fallo subito, un fallo di Giarratana, quindi un calcio di punizione. Battuto dal capitano Lombardo, lungo lancio, spazza via il numero 2 Cimarella, questa laterale, gli ospiti, sono cross dalla destra, facile preda, quella del portiere.
lungo il rilancio del portiere, se c'è un fallo no, recuperano il padrone di casa con il numero 2 Giartana. Adesso per Varga per metterla in mezzo non riesce, quindi si ripartirà con una rimessa laterale a favore dei padroni di casa. Battuta, un cross in area alla respinta della difesa, possono ripartire gli ospiti, spazio via benissimo per Catana, si ripartirà dalla rimessa dal fondo e per una di casa il portiere Agliuzza. Laterale per gli ospiti, tutta la rimessa laterale, l'auto di sinistra, c'è un cross alla sinistra, recupera molto bene il numero 7 Bellino, faccio messa laterale per i padroni di casa. Laterale numero 3 Cinerella, palla di nuovo in out, questa volta per gli ospiti, parte di Pasqua di destra, cerca di destreggiarsi il numero 9 Monti, ora di Pasqua, Vicari, un cross molto bene, preda parla preda del portiere Agliuzza, scusate, parla bene, lungo messa dal portiere, spazza via la difesa ospite, Camille, recuperano ancora gli ospiti, l'acqua, Guerrieri, ancora l'acqua, recuperano le padrone di casa, ripartono. Poco movimento, decido di lanciare, svirgola il numero 7 del padrone di casa Bellino e lancia, c'è un bel lancio, out di destra, palla uscita, l'arbitro dice che palla uscita, si ripartirà da una rimessa dal fondo questa fine già battuta porta palla in out per gli ospiti, anche di destra porta il numero 8 Guerrieri, recuperano il padrone di casa in questo bel slalom, lancia, forse c'è un fallo, no, non è dello stesso avviso, un fallo subito da Signorelli, si rialza,
pestano i padroni di casa per un fallo. Si rialza. Numero 10, dei padroni di casa. Signorelli. Si partirà da una rimessa laterale per gli ospiti. Affidata numero 2 di Pasqua. Siamo giunti già al 21esimo in questo primo tempo, risultato fermo sullo 0-0. Palla a centrocampo. Gentile scarica. Gentile, Ciarratana, cross in area, recupera gli ospiti, cercano di ripartire sul lato di sinistra, c'è un fallo, danni gli ospiti del danni del numero 9 Monti. Partirà con un calcio di punizione sull'out di sinistra. Gli ospiti si fanno anche se sentire. Palla sull'out di sinistra, spazza la difesa. Palla in nuovamente in out. Il numero 3 Liuzzo affida al numero 8 Guerrieri, vede il capitano Lombardo che spazza via, recuperano il padrone di casa, adesso ripartono al centrocampo, adesso c'è un lancio, vediamo, c'è un lancio, attenzione, il numero 7 in aria, bello, attenzione, il tiro, la traversa, molto bene, bellino. Numero 7, il padrone di casa, sfiora il gol. Giovia, scoppia in Giobea, vicino al vantaggio. Ci sarà calcio d'angolo per il padrone di casa. Calcio d'angolo di testa. Presa dal fondo. L'ha provato Nicotera. Ospiti, il numero 4 beve l'acqua, lancia, prova a lanciare, bene la difesa, sarà calcio d'angolo per gli ospiti. Calcio d'angolo affidato al numero 4 beve l'acqua. Pronto per questo calcio d'angolo. C'è un angolo battuto nell'out di sinistra, c'è un colpo di testa, c'è un fallo però. Fallo in difesa, fallo in attacco.
si ripartirà con un calcio di punizione che dato ai piedi del portiere Andrea parla bene. Centrocampo Signorelli prova il lancio, il fallo, subito fallo numero 10 di Roma di casa. Squale Signorelli, adesso discute con l'arbitro, batterà il numero 4 Pierluigi Gentile della tre quarti campo. Il cross è facile presa del portiere Agliuzza, non di fatto. Agliuzza in difficoltà, spazza via, recuperano i padroni di casa con Giaratana. C'è un fallo, sì, un fallo per i padroni di casa. Danno il numero 4 bevi l'acqua. La punizione sfiora, no, forse no. Si ripartirà da una rimessa dal fondo campo. Difesa di casa, c'è un fallo sempre ai danni di Signorelli, ha tutto molto velocemente. Rapido scambio, molto bene. Allora Gentile vede il fallo, ma non c'è nessun fallo, dice l'arbitro. Recuperano benissimo i padroni di casa, attenzione. La palla per Gentile, ottimo intervento il numero 2 di Pasqua. Deve l'acqua, sbaglia, torna il padrone di casa. Adesso ci sarà una rimessa laterale appunto per il padrone di casa. Il numero 3 Cinerella, nuovamente in out, stavolta per gli ospiti. Parte il numero 2 di Pasqua da Pace dietro il portiere, sbaglia il portiere, attenzione, sbagliano anche i padroni di casa, però attenzione, recupera molto bene il numero 8 Nicotra. Se c'è un cross dalla destra, sbagliato però, quindi rimessa laterale, anzi scusate, rimessa da fondo campo. Fallo centrocampo, la battuta sull'auto di destra, per molto bene la difesa il numero 3 Cinderella, rimessa laterale affrontata dal numero 2 di Pasqua, padrone di casa, degli ospiti scusate. Lancio sull'auto di destra, niente, rimessa laterale, anzi rimessa dal fondo campo, data al portiere, parla bene.
Siamo giunti alla mezz'ora, sempre 0-0. Lo Sporting Chioggia è in calcio. Pizzone, molto bene. Bravo, il numero 10 a tenere palla del padrone di casa, Signorelli. Sbaglia. Numero 7 Bellino. Recuperano il padrone di casa. Spazza via il numero 6 Pancari. Recuperano gli ospiti. Capitano Lombardo spazza il lancio, rimessa laterale, il padrone di casa carga, subisce fallo. Calcio di punizione affidata al numero 4 Gentile. Gentile che si carica su Varga, Varga del dribbling. Pizzone ci prova, Varga a destro. Palla fuori. La conclusione. Numero 11 Varga. Si batterà con un rinvio del fondo. Passa laterale per il padrone di casa, batte il numero 3 Cinirella, rullo, scarica sulla destra, avanza, sbaglia però il numero 6 Pancari. Recuperano gli ospiti, si cerca di lanciare il numero 2 di Pasqua, Guerrieri, anticipato da Nicotra, da Bellino, scusate, rimessa laterale, bello, cerca il numero 10, cerca di Signorelli lanciare il numero 7 Bellino, ma non si riesce. Quindi rimessa da fondo campo per gli ospiti. Laterale lungo l'out di destra, lancio, recupera la difesa, c'è la rimessa laterale per gli ospiti, lancio, niente, recupera il portiere, l'ospite Agliuzza, partono gli ospiti, quindi con il numero 4 Bevilacqua, lungo lancio sbagliato, quindi fallo laterale. Bello il dribbling di Varga, Cinirella, scarica sulla destra,
traversa laterale. Il padrone di casa. Nuovamente ci sarà rimessa laterale. Sempre per il padrone di casa. Fidata al numero 2, Giarratana. Avanzino. Ci sarà calcio d'angolo. Anche lo stesso Navanzino. Il calcio d'angolo, attenzione. Rimessa da fondo campo. Non c'è stato un fallo ai danni della difesa ospite, quindi batte il portiere Agliuzza. Vicari. Recupera il portiere, parla bene. Da al numero 6 Pancari, al numero 3 Cinirella, ancora palla dietro per Brullo. Cinirella, lungo lancio, bello lo stop del numero 10 Signorelli, che cerca di ancora Signorelli, c'è un cross, la ribattuta, quindi calcio d'angolo. Dio adesso attacca, 37esimo, calcio d'angolo, all'out di sinistra batte Cinirella, no, è rimessa laterale, scusatemi, per i padroni, no, per gli ospiti, scusate, c'è una rimessa laterale per gli ospiti, quindi. Scusate, gli arbitri, ha fischiato un fallo per gli ospiti. Batterà il numero 2 di Pasqua. Recupero lungo. Controllo numero 11 di Vicari. Palla fuori. Batte il numero 3. Cinirella, prima da Pancari, Brullo, Dile, Catana, sbaglia Navanzino, recuperano gli ospiti, il numero 4, che sbagliano anche loro, attenzione, un cross di Bellino della sinistra. Al destro c'è il gol, vantaggio dei padroni di casa, grande gol numero 8 Nicotra, con un cross dalla sinistra, quindi Sporting Gioia 1 e Nacalcio 0. E siamo giunti al 38esimo-39esimo minuto in questo momento del primo tempo. Affidato al portiere, parla bene, rilancia, Luzzo rimette un pallone out, una rimessa laterale a favore dei padroni di casa, affidata al numero 2 Giarratana.
calcio d'angolo per il padrone di casa. Fatta Navanzino, l'out di destra. Il calcio d'angolo, parata portiere, però sbaglia, attenzione, contatto, forse sì, forse no, l'arbitro non fischia, giocatore a terra del Licodia, dello Sport Giovea, si rialza il numero 5 Rullo, quindi rimessa laterale, fidata sempre a Navanzino, ah no, rimessa laterale per gli ospiti. È appena effettuata, costruiscono palla in difesa del padrone di casa. Rilancio del portiere, bene di testa, attenzione il numero 7, ah, peccato, palla fuori, ha trovato il pallonetto il numero 7 Bellino, sfiora il 2-0 lo Sporting Gioia. Siamo giunti al 43esimo minuto, risultato 1-0. Laterale affidata al padrone di casa, Gentile, lancio, lo stop, recuperano gli ospiti, cerca di fare tutto da solo ma recuperano il padrone di casa con Navanzino, bello il dribbling, il numero 9. Adesso ripartono, no, recuperano gli ospiti. Lombardo. Un lancio. Quindi ci sarà rimessa laterale a favore degli ospiti. L'out di sinistra, la strada la affidata al numero 3 Liuzzo, il numero 4 Bevilacqua, poi cerca un cross aria alla fuori, si prenderà con rinvio dal fondo per il padrone di casa. Cinirella, cercano di ripartire gli ospiti sul numero 9 Monti, tagliano, c'è un fallo forse sì a danni del numero 4 Gentile. Ha fischiato un fallo precedente, quindi rimessa laterale per gli ospiti.
colpisce una palla al portiere, parla bene, nel rinvio del fondo siamo giunti al 45esimo, al 46esimo, anzi l'ha dato un minuto di recupero, finisce qui il primo tempo, Sporting Gioia 1 e Enna Calcio 0. Signore e signori, ben ritrovati per il secondo tempo di Sporting Gioia Enna Calcio. Vediamo il parziale 1-0 per i padroni di casa con un gol al 38esimo del numero 8 di Copra. Partiti. Ecco gli ospiti, attenzione, c'è un destro, bravo, para il portiere, parla bene. Rispondono subito gli ospiti. Posizione di fuorigioco, quindi si ripartirà con una rimessa, con un fallo battuto dal portiere. Bello il lancio del Signorelli, mette in movimento Navanzino, la destra, c'è ancora Signorelli, bello, ancora recupera il portiere, l'ospite, Navanzino attacca ancora, scusate, il numero 10, Signorelli, c'è un fallo, il padrone di casa dal limite d'aria. Bello il calcio di punizione battuto, para il portiere Aliuzza. Lancio del portiere. Tocco di testa di Cimere, la rimessa da laterale, quella degli ospiti, si è battuta. Recupera la difesa del padrone di casa, spazza via, sarà nuovamente una rimessa laterale per gli ospiti. Numero 8 Guerrieri, capitano numero 5 Lombardi. Recupera Gentile. Fallo, attenzione, il numero 3 Liuzzo ai danni del numero 10 Signorelli. Signorelli sembra molto dolorante. Chiede l'ausilio dei sanitari, sembra in grado comunque di entrare in campo. Calcio di punizione per il padrone di casa affidato al numero 9 Navanzino, al numero 4 9 Navanzino, con Navanzino per cross, il dietro fischia in posizione forse di fuorigioco, sì.
ripartirà con la rimessa al portiere. Numero 5 Lombardo che rilancia. La persona del numero 11 Vicari, parte il destro, insomma, bravissimo il portiere, parla bene, si blocca in due tempi. Lungo rilancio del portiere. Morelli. Bellino. Bello il palla. Spazza fine la difesa. Partono gli ospiti. Ci sono stati due cambi da quegli ospiti, il numero 6 Pace, il numero 10 Mannarino, il numero 13 Sardella e il numero 16 Vinci. Anche da parte del padrone di casa, esce il numero 8 e il numero 15 è chiaro. Sarà calcio d'angolo per gli ospiti. Per tutto il calcio d'angolo. Occhio in aria, spazza via il numero 7 del padrone di casa. Quindi ci sarà un fallo già battuto, un fallo sì. Combatte Mirella, lotta centrocampo, ora per il nuovo entrato Chiara, sbaglia, partono gli ospiti con il numero 13 Sardella, prova cominciare, ma facile credo che il portiere farla bene. Rilancio del portiere, con il numero 3 Luzzo, ancora Luzzo. È entrato più chiaro, sbaglia, recupera il numero 13 Sardella. Di nuovo il numero 4 Gentile, sbaglia anche lui, sbirgola il numero 3, si fanno avanti gli ospiti,
numero 2 di Pasqua, parte un tiro cross e palla fuori. Rimessa dal fondo e la tocca di casa. Un altro cambio, mentre il numero 17 Caruso, quello Caruso, esce il numero 9 Navanzino. Fallo, noto dall'arbitro, gli ospiti. Allora, numero 5, Lombardo. Sbagliano gli ospiti, possono ripartire, no, per noi di casa, sì. Conclusione in campo. Laterale per gli ospiti, affidata a Liuzzo. Ancora Liuzzo, Liuzzo in mezzo a due, un fallo, procura un fallo, numero 3 Liuzzo. Giunti al 58esimo minuto, risultato sempre 1-0. Attenzione per gli ospiti all'out di sinistra. Cross, spinge molto bene il portiere, va bene, quindi ci sarà rimessa laterale. C'è stato un fallo precedentemente, quindi si ripartirà con la rimessa dal fondo. Bene, palla del numero 10 Signorelli, a sinistra alla fuori, l'ha provata, è rimessa da fondo campo per gli ospiti. Ho raggiunto l'ora di gioco. Quattro bevi l'acqua, c'è un tiro che è facile vedere il portiere, parla bene. Adesso si appresta a ribattere. Lungo rilancio del portiere, di testa di Signorelli,
subito in fallo il numero 10 Signorelli. Opzione per lo Sporting Gioia nella tre quarti campo. Già battuto, attenzione. C'è stato un fuorigioco, sì. Quindi gli ospiti battono il fallo. Attenzione, aggressivi per uno di casa che recuperano il pallone. Lo perdono. Sono molto convulsa. Il numero 7 adesso a Signorelli. Signorelli in mezzo a due. Subisce fallo. Faccio il punizione. Faccio punizione dal tre quarto campo. Dal numero 10 Signorelli, se non sbaglio. Per Signorelli sinistro, Mattiera ribatte, passa via la difesa. Campanile, il numero 5 Brullo restituisce il portiere, parla bene. Quindi è da fondo campo del portiere. Entrano gli ospiti. Sempre campo sull'auto di destra. Lancio per il nuovo entrato numero 13 Sardella, mette il portiere in campo. Bellissimo lancio, va per il numero 7, attenzione, il gol da parte del numero 7 Bellino per il padrone di casa, quindi padrone di casa 2 e una calcio 0. Siamo giunti al 62esimo. Si portano sul 2-0. Adesso recuperano ancora la prima di casa. Quello il dreaming, però peccato, vanno perso. Recuperano gli ospiti. Bisogna rimessa laterale per le prima di casa. Se subisce fallo si è così. No. Il padrone di casa. Abbiamo la rimessa dello Sporting Gioia. Data al numero 2 Giarratana.
Giaratana per il numero 7, autore del gol, il secondo gol Bellino, perde palla. C'è una brutta entrata. Infatti è così. Giallo per Cimirella. Siamo già battuto. Allora il numero 5 Lombardo. Prendono palla adesso, attenzione, torniamo di casa con il numero 10 Signorelli. Sbaglia anche lui. Guerrieri. La parte di sinistra, stavolta il numero 7 Bellino non riesce a concludere, non importa, ripartirà con una rimessa da fondo campo per Lenna Calcio. Lungo il lancio del portiere, gli ospiti, c'è una rimessa laterale per gli ospiti, palla per il numero 3 Liuzzo, entrato il numero 13 Sardella, numero 8 Guerrieri. Battuto, recupera la difesa, avrebbe entrato Caruso, per una rimessa laterale. Lungo il lancio della difesa, svirgola, quindi nuovamente rimessa laterale per gli ospiti. Al portiere per controllare con calma, un fallo al centrocampo, i danni del numero 10, il numero 11 già battuto, attenzione. Signorelli cerca di lanciare, Bellino che non si capisce mai più. La gara con gli ospiti, con Lombardo. E la in out. Padrone di casa, batterà Gentile, la trave già battuto, recuperano gli ospiti con Lombardo, questo serve il numero 8 Guerrieri, ora Guerrieri. Lancia il numero 9 Monti. Da due, quindi rimessa laterale per i padroni di casa. Recuperano gli ospiti, adesso il nuovo padrone di casa, il Caruso,
giocare il numero 7. Il portiere sfiora di testa Caruso, un tiro, un capello ospiti, palla fuori. I giocatori di casa controllano molto bene. Risultato di 2-0. È entrato, sbaglia, recuperano gli ospiti. C'è un fallo, no? L'arbitro non è così. Recuperano gli ospiti con Lombardo. Sbaglia il numero 5 Lombardo. Possono partire il terreno di casa con il numero 10 Signorelli. Sono per quattro canti Signorelli. Sbaglia anche lui. Fallo adesso il numero 3 Liuzzo, non so se sarà battuta da numero 2 Giartano. Lancio, recupera la difesa ospite, possiamo ripartire con il numero 3 di Urso, il numero 5 Lombardo, sette Bellino, scambio, un tiro da parte numero 15 più chiara, facile per il potere agli Ursa, vede il potere, palla out. Destra laterale per lo Sporting Gioia. Ovviamente fallo laterale per i padroni di casa. Sinistra il gioco è stato chiamato dall'arbitro. Iniziamo a perdere gli ospiti. Sarà un
mentre rimessa laterale per gli ospiti. Un cambio che hanno un cambio gli ospiti, per entrare il numero 18 Lombardo, Simone Lombardo. Esce il numero 3 Liuzzo. Laterale. Un fallo. Sempre campo per gli ospiti. Battere il numero 2 Di Pasqua. Il lancio là fuori, quindi rimessa dal fondo campo per il padrone di casa dello Sporting Europea. Lancio del portiere. Per gli ospiti, il lancio adesso niente alla linea 3 del portiere, parla bene, il lancio del portiere e svirgola la rimessa da laterale per gli ospiti, dal numero 16 Vinci, un fallo. Danni del numero 2 Giarratana. Accusa di aver preso una botta alla nuca. La punizione affidata al portiere, parla bene. In lungo linea del lato di sinistra. Cambio per il padrone di casa, contro il numero 18, La Terra. Lancio del portiere, recuperano gli ospiti. Marga, bel lancio per Sandrelli, e da numero 7 Bellino, in occhio di destra, ci sarà calcio d'angolo per l'Italia, Sporting Europea. Dalla destra, il cross, colpo di testa, attenzione, recupera il
portiere, che poi attenzione, un fallo appunto al portiere Lutz. Quindi partirà con un fallo. Batte lo stesso portiere dell'Enna Calcio Lutz. Per Brullo. Ancora Brullo. Lancia. In direzione del numero 7 Bellino. Cigarelli. Taglia passaggio. Recupera lo Sporting di Ivrea con Spinarella. Spinarella. Fallo. Attenzione affidata a Pancari. E lancio Bellino. Signorelli prova e palla fuori di non di molto alla destra del portiere. Quindi rimessa da fondo campo. Una rimessa laterale per gli ospiti. Laterale per Lenna, battuta per Sardella, palla fuori, quindi rimessa da fondo campo per il padrone di casa. Lino, finisce fallo, no. Si continua, fallo questa volta ai danni del numero 10 Signorelli. Iniziamo alla tre quarti a campo. Lo Sporting di Obea. Fonte corta. Se non sbaglio lo stop Bellino. Recuperano il padrone di casa. Pressano molto. Guarda. Bello il dribbling. Battuto, calcio d'angolo. Calcio d'angolo, recuperano gli ospiti. Rimessa laterale.
Bellino, Giarratana, recuperano gli ospiti di spazzavia numero 8 Guerreri. Sparrantino tira e palla fuori, riesce a inquadrare lo specchio della porta. Laterale per Lenna, calcio, Lombardo, recupera una pedone di casa, molto bene, adesso sbaglio numero 15, Chiara. Laterale Guerreri, recupero della difesa, forse c'è un fallo, sì, è così, ed anche ammonito il numero 17 Savoca. Ci ha battuto, c'è una rimessa laterale per Lenna, calcio, il cross di Pasqua, poi si lo prende il portiere. Che ribatti, recuperano gli ospiti, c'è un cross, attenzione, molto bravo il numero 2 Giarratana, legge il pallone, confusione, l'arbitro decreta un fallo d'attacco. Calcio di punizione per i padroni di casa, batterà il portiere Andrea, parla bene, attenzione, tiro strozzato, Savoca lancia il portiere, dello stop di Caruso, ora Caruso palla fuori, rimessa laterale per il padrone di casa. C'è un fallo. Danni di Caruso, batte il calcio di punizione,
palla per Cucchiara. Cucchiara che mette in mezzo. Bella attenzione, Bellino al sinistro e palla in rete. Doppietta per il numero 7 dei padroni di casa, Bellino. Siamo giunti all'88esimo, 89esimo in questo momento. Quindi l'IPB a Sporting Obea 3 e una calcio 0. Il tiro della partita è conclusa. Partono ancora. C'era una rimessa laterale per gli ospiti. Per lo Sporting Eubea. Lungo lancio. Caruso recupera la difesa ospite. Fallo il numero 5 Brullo. Si è battuto per gli ospiti, è facile prendere il portiere. Mancano pochi minuti alla fine dell'incontro. Morelli, Ratana, Morelli, attenzione. Gol, gran gol, il numero 15 Cucchiara dall'auto di destra. E quindi Licodia, Sporting Eubea 4 e una calcio 0. Siamo giunti al 92esimo. Poker quindi del padrone di casa e danno dell'Enna Calcio. Il triplice fischio finale. Ottima prestazione dei padroni di casa. Qui ci provano gli ospiti. Un cross libera la difesa. A terra. Dice Cucchiara, autore del quarto gol. Sono gli ospiti. Mettiamo cambio il fischio finale. E arriva in questo istante. Quindi dal Franco Vassallo di Obea è tutto. Ricordiamo il risultato finale di Sporting Obea 4 e Enna Calcio 0.
Gli autori del gol sono il 38esimo Nicotra, al 62esimo Bellino, all'89esimo Bellino e al 92esimo Ucchiara. Grazie a tutti per averci seguito.